Vai. Cari amici, noi trattiamo, come voi sapete, sempre e soprattutto di geopolitica. E oggi noi ci troviamo a vivere in un momento essenziale per la comprensione dell'analisi geopolitica degli eventi storici. Un crocevia del tempo. Chi non lo capisce è inutile che rompa le balle una volta per tutte. Allora io inizio a leggere un articolo di un giovane studioso pubblicato su questa rivista esattamente agosto-settembre 1974. Questo giovane studioso è anche morto in un grosso incidente stradale. Ha lasciato appunto questo articolo da questa rivista, di cui c'è un piccolo pezzo dedicato agli aspetti geopolitici e soprattutto alla Russia. Leggiamo quello che c'è scritto. Siamo nel 1974. Nel momento del periodo dell'austerity che era stata imposta a causa del blocco delle vendite dei paesi arabi di petrolio. Tutte balle. Comunque, attenzione che è molto importante, perché questo dimostra la contemporaneità della nascita dei due sostanziali avversari. Poli, diciamo. Contemporaneamente all'America un altro gigante si destava. Confinata nel limbo dell'immaginazione fino al XVI secolo, rimasta alla remota periferia... No, non esisteva semplicemente come Stato fino al 1560. Rimasta alla remota periferia della vita politica europea nel XVI e XVII secolo, la Russia era improvvisamente comparsa nel cuore dell'Europa al tempo delle guerre di Napoleone. Attenzione, certo. A questo concetto. È Napoleone che è andato a sfrugugliare là. Se non ci andava, la Russia non sarebbe... meglio tutti. Quando lo zar aveva trionfato a Parigi, perché la spilluzzicata di Napoleone a Mosca ha comportato... La reazione, certo. Ha comportato una reazione uguale e contraria che ha portato alla conquista di Parigi, coi russi a Parigi, assieme alle potenze antinapoleoniche, ovvero sia all'Austria e alla Prussia soprattutto, insieme agli eserciti alleati. Era una prima comparsa, ma sufficiente a suscitare la profezia dei cavalli cosacchi che si abbeverano alle fontane di San Pietro. Mentre Goethe, attenzione cosa significa, qual è l'importanza di geni riconosciuti come Wolfgang Goethe, che è stato un grandissimo genio, non tanto per le poesie, ma quando mai, non tanto per il Faust, quanto per la visione generale della geopolitica da lui espressa. Lui era anche un giramondo, oltretutto. Aveva fatto le esperienze dirette, quindi conosceva le popolazioni, le usanze, esatto, le metodologie di pensiero, le modalità. Beh, sai, c'è tanta gente, ci sono tanti globetrotter che non hanno capito un cazzo e continuano a fare i globetrotter. Goethe è Goethe, resta un pilastro della storia. Ma chi sta dicendo in contrapposizione a Goethe? No, Goethe scrive, Goethe annotava nelle sue carte queste parole cariche di destino. È vero, non vedo più francesi e neppure italiani. Al loro posto scorgo cosacchi, boshiri, croati, magiari, cassubi, baltici, usseri bruni ed altri ancora. Da troppo tempo siamo abituati a volgere lo sguardo ad occidente e ad aspettarci di là ogni pericolo. Ma la terra si estende per largo tratto anche ad oriente. Per cinque secoli abbiamo avuto... le invasioni degli Unni a partire dall'anno zero più o meno, con sotto Ottaviano, fino, ma le invasioni degli Unni
contrariamente a quanto vogliono fare credere i preti, che sembrerebbe che è San Leone Magno che ha fermato, gli ha dato solo dei soldi e basta. È andato in giro con tre casse d'oro, sì, d'argento, appunto, figuriamoci. Allora, a fermare gli uni sono stati i russi, ricordiamocelo sempre. I polacchi anche. Certo, dopo i russi però. Certo. Come al crepuscolo dell'impero romano, come nei secoli... Ah, lo dice anche lì. Sì, sì, tutto. Se no non lo pigliavo come... No, io concordo, perché non l'ho letto il libro, quindi è chiaro. Come nei secoli dell'Orda d'Oro, l'Asia tornava ad aprirsi una strada verso l'Europa. La rivoluzione bolscevica... Le vittorie sul campo di battaglia avvengono sempre perché prima viene la vittoria tecnologica, scientifica, culturale. Esattamente. Poi c'è il destino, c'è anche un destino. Certo. Che non è il destino manifesto degli americani. Certo. La rivoluzione bolscevica, attenzione, anche la rivoluzione bolscevica. Tu pensa che ad Alaria Cesare vinse perché gli aiuti che aspettava per Cingetorige hanno tardato di mezza giornata e lui li ha sconfitti, ha preso il coro. Anche perché avevi... Anche, ma per dire il fato, no? Ecco. Cioè, perché lui l'ha narrata molto bene quella storia lì. Certo, tutto concomita, però appunto una cosa importante è il fato, c'è poco da fare. La rivoluzione bolscevica, scoppiata nel fatale 1917, l'anno dell'entrata in guerra dell'America, ricordatevelo bene, la tenaglia contro l'Europa, dal 17 oggi, è passato un secolo, niente, una puzza nella storia dell'umanità. Era potuta sembrare l'eclissi della Russia. Ma quello che è importante è l'Unione Europea, a cui l'Inghilterra, la Gran Bretagna ha sempre... ha osteggiato in ogni modo, anche già nel XVIII-XIX secolo, che era la Gran Bretagna che osteggiava l'unione dei principati tedeschi. Sì, perché la vedeva nell'ottica... Come antagonista continentale. La vedeva nell'ottica della geopolitica, laddove non teneva conto che... Non voleva un nuovo impero. La Gran Bretagna, non volevo un nuovo... Esatto, leggeremo delle cose molto interessanti, ce l'ho tutte qui. Ah, vedi, quindi... la vediamo allo stesso modo anche con l'autore. Ma certamente, basta ragionare. Allora, la rivoluzione russa è avvenuta in risposta a un'eccessivo intrusione, ricordiamocelo bene, da parte dell'Occidente, ovvero sia della Prussia, negli affari russi, perché la Prussia, o per meglio dire i principati tedeschi, diciamo ancora meglio, perché l'Austria non c'entra in questo discorso, è stato l'esercito prussiano quello che poi ha dato vita ai corpi franchi. Dai corpi franchi, certo, è nato le truppe naziste, è certo, tutto certo, strettamente collegato. Però lo Stato Maggiore in tedesco... In Italia, ricordiamoci sempre che certi movimenti, certe operazioni militari sono potute avvenire perché c'erano ancora la memoria dei capitani di Ventura. Molte delle azioni che sono state fatte, anche per esempio... sia anticipatrici che possipiatrici, sono state condotte, è stato possibile condurle perché c'era un capopopolo o comunque un qualcuno che ha assunto su di sé la responsabilità dell'azione. Facciamo un'aggiunta. Che anche il capitano degli occhi verdi, come si chiamava? Jim dagli occhi verdi era l'operazione che ha fatto il mio concittadino, sì, Ettore Muti. Te lo dico, lui era un capopopolo, ma anche un avventuriero che ha potuto fare quella blitz fino in Arabia Saudita con gli aerei, sì, per andare a bombardare i depositi di greggio, sì, della Gran Bretagna. Esattamente. Questo è stato possibile perché c'è una mentalità italiana che discende dai capitani di Ventura
e dagli uomini di Darme dell'epoca, che si è protratto diciamo concettualmente fino a secolo nostro. L'associazione di idee mi richiama due cose. La prima, questa è la ragione per cui il primo assassinato è stato proprio lui nel 1943. Certo, fatto l'hanno ammazzato di proposito. Nel momento in cui poteva essere eletto in sostituzione di Benito Mussolini, catturato dai carabinieri, lui avrebbe potuto prendere il posto efficacemente, anche meglio di Mussolini. Esattamente. Vabbè, diciamo che non era un grande genio della politica, però era uno stratega mentale. Era un personaggio notevole, lo dico perché è stato un mio concittadino. E va aggiunta anche un'altra cosa, hai fatto un'associazione di idee molto importante. È successo nel 1920, c'era, siccome questi stronzi hanno apostrofato quelle 4-5 coglioni che sono andati a contestare la ministra all'esposizione dei libri, fascisti. Ma per allora diciamo tutto, qual è la differenza? C'era un'importante manifestazione dei comunisti a Ravenna, mi pare nel 20 o nel 21, tra il 20 e il 21. Vabbè, nel periodo caldo, insomma. Nel periodo caldo. Ettore Muti arriva, sale sul palco e dice adesso parlo io e voi state zitti. Ci vuole un bel coraggio, ecco, in quel momento lì non era. Allora chiama, diciamo che andava in giro con la pistola sempre lui. Quindi so tutto, guarda. ho dei resoconti diretti, so tutto. Allora, lo so, tuo padre mi ha raccontato l'episodio di padre. Appunto. Allora, che ha detto ci penso io, no? Sì, che pensi mi. Allora, voglio dire, hanno chiamato fascisti, delle teste di cazzo, e voi non sapete chi sono i fascisti. I fascisti sono come Ettore Muti, capito? Basta uno per tacitare circa 400-500 teste di cazzo. Questa è la differenza, capito? Ecco, ricordiamocelo bene, andiamo avanti. Allora, dicevamo che quelli che hanno mandato Lenin nel famoso treno piombato. Allora, bisogna raccontare anche un po' tutte le cose. Perché il treno piombato? Perché non doveva essere riconosciuto Lenin che rientrava a Mosca dalla Francia. No, vabbè, ma doveva anche attraversare tutta l'Europa senza vedere cosa c'era, certo, e quali erano gli armamenti. Era bionivoco, lui non doveva vedere, gli altri non dovevano vedere lui. Esattamente. Comunque abbiamo un libro, ne abbiamo già parlato altre volte. Questa furbata, nell'ambito immediato, ha dato dei risultati, perché questi risultati li abbiamo visti con la pace di Brest-Litovsk. Lenin è arrivato lì, ha fatto la sua rivoluzione e ha fatto la pace con i prussiani. Ma il risultato? No, soprattutto i prussiani hanno appoggiato la sua elezione al Soviet. Certo. E lì si sono messi a ammazzare, io ho l'elenco di tutte le persone ammazzate. Non giocavano all'epoca. No, giocavano proprio a un colpo alla nuca. Allora, questo pace di Brest-Litovsk ha comportato che le truppe che stavano sul fronte orientale si sono scatenate sul fronte occidentale e hanno provocato la nostra Caporetto, con tutte le conseguenze che conosciamo. Oh, ricordiamo che oggi è il 24 maggio. Esatto, entrata in guerra. Il piave mormorò. Il piave mormorava, calmo e placido, il passaggio dell'elefante il 24 maggio. Allora, e non è caso, è la data dell'entrata in guerra contro l'impero centrale. E non è caso, proprio ieri un grande cantante italiano, Albano, ha fatto il suo festeggiamento degli 80 anni cantando all'arena di Verona, e c'è stata anche l'esibizione della banda dell'esercito italiano. Sono state anche cantate le canzoni nazionali, per cui tutto torna, tutto il discorso torna.
Oh, la rivoluzione bolscevica scoppiata nel fatale 1917, l'anno dell'entrata. Voglio fare una domanda. Sì. Mi diranno sì. Se è un rompicazzo. No, vai, lascialo dire. Ma il fronte orientale, a Vladivostok, cosa succedeva fra il Giappone che ce l'aveva a morte per avere... Il Giappone è entrato in guerra. Contrariamente, attenzione, la cosa è molto importante, hai fatto una dichiarazione molto importante. E basta ragionarci sopra. Contrariamente. No, perché il Giappone già aveva vinto nel 1904. La Russia, certo. Sì, la Russia aveva vinto nel 1904-1905. Mai sollevato qualcosa di molto. E se erano legati al dito i giapponesi, è chiaro, no? Quindi i giapponesi hanno vinto contro la Russia zarista, determinando la crisi, perché quando pigli quella batosta lì. Vuol dire che sei in crisi, determinando la crisi della Russia zarista. Mi ricordo che c'erano stati anche gli ammutinamenti sulle navi russe, o no? Mi ricordo male. No. Gli ammutinamenti sono avvenuti dopo, ma la flotta del Baltico, quella che, attenzione, facciamo riferimento anche a questo che è piuttosto importante, perché riguarda personaggi che poi sarebbero stati leader nel secondo conflitto mondiale. La flotta del Baltico arrivò in ritardo a Tsushima e fu facilmente annientata dalla flotta giapponese che montava su navi costruite in Italia e vendute di nascosto prima in Sud America, e un paese del Sud America le ha vendute ai giapponesi. Ma le vendite realizzavano a Trieste o dove? Le realizzavano dalle parti di Genova. Ah. Potrei dirti tutto, adesso non mi ricordo bene. L'importante è che fossero navi italiane, che da quel punto quindi lì... Quindi la tecnologia italiana era già vincente all'epoca rispetto a quella russa. Era vincente. No, anche i russi si facevano fare le navi dagli ma italiani. Certamente. Già nel 1700, adesso non ho ricordato. Ma l'Italia è l'erede... Delle repubbliche marinare, cioè, è tutto collegato, sì. Basta conoscere la storia e si capisce tutto. Sì. Allora, mi sono ricordato adesso, giapponesi hanno vinto, però dopo hanno continuato a pretendere, perché ricordiamoci cari amici che il Giappone confina direttamente con la Russia. Eh sì, le isole Kuril. Sono in contenzioso ancora adesso con la Russia. Certo, la Russia arriva fino alla Manciuria. Lo so. E dalla Manciuria, tant'è vero che la guerra russo-giapponese, che si è risolta con la battaglia di Tsushima navale, però si era svolta in maniera ferocissima sulla terra, a Port Arthur, difesa con grande eroismo dai russi. Ricordiamo perché Port Arthur, perché la zona siberiana confinante con l'Alaska era stata comprata dai russi, venduta dai russi agli americani. Certo. E lì, quindi c'era un nome americano. Ecco. Lì le cose sono veramente complicate, ma c'è una logica. La vendita per 4 soldi dell'Alaska agli americani è stata una delle più grandi cazzate che uno... Non 4 soldi, perché mi pare che erano 50 milioni di dollari dell'epoca. Ma cosa vuoi che sia? Per l'Alaska, che è ancora inesplorata e piena di tesori di petrolio, oro, argento, nickel... Uranio. Non ne parliamo. Allora, torniamo a noi. Perché è la questione è importante. Raccapezziamo i vari pandoli. Ritorniamo al discorso iniziale. Sì. Quello che era stata vantata come una grande vittoria dei servizi segreti prussiani si è tramutata, com'è logico, nella grande vittoria della Russia, la quale, dopo aver pulito un po' gli ambienti circostanti... Ripulito, diciamo. Si è trovata ad essere una grande potenza. La grande potenza comunque è riuscita a vincere con un enorme spreco di vite umane il secondo conflitto mondiale che la Germania di Hitler riteneva di poter risolvere facilmente, non tenendo conto
che i russi non sono quelli che gli americani dicono agli europei, capito? I russi non mollano, non molleranno mai, e attenzione a voi a fare troppe salamalecchi col ballerino, che è proprio il più grande stronzo. Da parte russa quasi 1 milione di morti. Esatto. Di combattenti che hanno resistito per un anno mangiando topi. Niente, topi quando andava bene, trovavano un po' di carne. Io ci ho avuto mio zio che è stato lì. Non lo sapevo. Mio zio è stato l'inviato speciale, no? Ah, è vero. Il quale mi diceva, noi camminavamo, mi ha dato la campagna di Russia, sempre come inviato speciale, ovviamente. Poi quando c'è stata la grande ritirata, lui se l'è squagliato un po' prima. E ha trovato una donna in Bulgaria che si è sposato. E poi ha avuto molte altre vicissitudini. E lui diceva, noi camminavamo sui cadaveri. Sì, sì. Beh, 1 milione di morti sono tanti, eh. Pure sì, ma i cadaveri erano stratificati. Siccome ci passavano sopra i carri armati, erano completamente schiacciati. Certo. Poi erano congelati, per cui non te ne accorgevi, ma vedevi che c'erano i teschi. Certo. Ma scomparse le sovrastrutture monarchiche ed europee, era apparsa una Russia ringiovanita che riscopriva con la gioia della barbarie la sua anima asiatica. E voi volete fermare sta gente? Non la fermerete mai. La Russia lontano dall'Europa, in uno spazio storico prossimo alla Moscova tartara, stanno cominciando a fare gli attentati verso l'interno della Russia per cercare di dissuadere i russi, figuriamoci. Sì, quindi si incazzano sempre. Per un morto, si fermano per un morto, secondo te? Sì. Nelle profondità geografiche di questo spazio un popolo di schiavi sudava sangue in uno sforzo produttivo che lo sacrificava a milioni. E questa è la natura prettamente asiatica dei russi, che hanno questa doppia natura. Sono, come dire, occidentali come forma fisica e nel pensiero, che hanno avuto dei grandi scrittori, e grandissimi musicisti. Però nella sostanza, l'animo profondo, quello che è stato sollevato da quel grandissimo scrittore e uomo che è stato Solzhenitsyn, oppure anche Dostoevskij, anche grande filosofo, Dostoevskij, eccetera. Certo. Quell'anima lì non la sconfiggi tu con l'ipertecnicismo statunitense, che non conta niente. Con i cowboy. Con i cowboy. Nelle profonde... In contrapposizione a Solzhenitsyn, sì, cowboy, Dostoevskij, Cronin. Sì. La rivoluzione... Tolstoj, meglio ancora. La rivoluzione aveva respinto la Russia lontano dall'Europa. Prima o poi, quando essa avrebbe avuto pronte le armi più moderne, sarebbe uscita dalle sue frontiere, rovesciandosi come un fiume sulle nazioni europee. E mi sembra che sia un discorso estremamente interessante. Anche perché è interessante vedere come a capo di questa Russia non c'è il primo coglione che capita. Cioè, dobbiamo distinguere la Russia di Putin dalla Russia di quei coglioni che l'hanno distrutta, certo. che sono stati completamente... Antonov. Beh, quello era il meno, perché era uno che anche lui veniva dal KGB, quindi certo. Conosceva le cose, certo. Ma gli altri erano dei coglioni totali. L'ubriacone. Metti l'ubriacone. E Gorbaciov anche. Gorbaciov ha ammesso di recente, certo, in un'intervista che è stato fregato dagli occidentali. Mamma no, allora che stai a fare? Lo sai che gli occidentali te fregano? Che vuoi? Allora, questo è un fatto. Un altro aspetto che voglio far vedere a questi libri è questo. Nuoce gravemente alla salute. Sì, nuoce gravemente ai luoghi comuni. Dove c'è una cosa che voglio leggere, perché è scritto bene questo. Ho sentito molte favole che giustificavano la guerra, simili a quelle di Bush e dell'ex consigliere di Nixon,
William Safire. Attenzione. Vai, vai. L'affondamento del Maine. Ah. E dell'Lusitania. L'attacco a sorpresa a Pearl Harbor. I cacciatorpedinieri invisibili nel Golfo del Tonchino. Ma stanno i soldati iracheni che stanno continuando lì. Sì, ma c'è la pantomima. Sì, no, come se la gente, oddio, il mondo è pieno di coglioni, no? Quali? Però insomma, capito? Però potete andare sempre in questo paesino qui vicino a Roma, a Trevignano, perché se credete a queste favole, giustamente credete anche alla Madonna di Trevignano. Ma se credete alla Madonna di Trevignano, ci credevano anche gli egiziani, addirittura i cosi, quello grande pensatore, il gran sacerdote, Zoroastro, ecco, credeva addirittura. Addirittura gli egizi nel 2000 avanti Cristo, sì, raffiguravano la Madonna esattamente come adesso. Esattamente. Evidentemente era un'iconografia. Era una figura iconografica. Tant'è vero che cosa diciamo noi? Che quelle apparizioni sono apparizioni di Demetra. Sì, esatto. Ah, l'altro ieri, la settimana scorsa, sono andato a visitare il tempio di Demetra. Allora, io lo sapevo che c'era, però non l'avevo. Dunque, due settimane fa sono andato con Rodaglia a Blera e Barbarano. Sì. Barbarano Romano. Romano, sì. Dove all'interno di un bosco, bisogna fare circa 2 chilometri a piedi in mezzo al bosco, certo, c'è una radura. Ci sono le ninfe. C'è una radura, sì, c'è una radura vicino a un fossetto, un regagnolo, dove c'è un monolite che sarà 20x20, sì, 20x20x20, lasciato lì da qualche extra non comunitario, ma extraterrestre, no, è, so. È differente. Comunque, è un blocco di granito, di alambicco? No, dai, il basolato. Sì. Di alabastro, dai. No, non è alabastro. Vabbè, lo stesso. Vabbè, quello che si fa il basolato, i San Pietrini, un blocco di quel materiale lì, di 20 metri per 20 metri, all'interno di questo blocco, in una nicchia scavata, c'è il Tempio di Demetra, che è un tempietto alto 1,5 metri. Bellissimo. È una cosa stupenda. Dobbiamo andarci a fare un video. È veramente, come si dice, è permeante una visione del genere, perché non ti rendi conto. È come quando entri in una piramide. Certo, uguale. Entrano in funzione dei meccanismi elettromagnetici. Esatto, bravo, hai capito perfettamente. E c'è questo tempietto dove, fra l'altro, c'è un'area votiva che incredibilmente era ancora, diciamo, manutenuta, e c'erano tutti i fiori qualcuno che andava a fare dei riti a Demetra, e facevano i riti a Demetra. E certo, oggi, cioè riti di donne che volevano rimanere incinte. Sì, perché Demetra era la o Demetra o il nostro grandio Priapo. Beh, ci mancherebbe. Cazzo, ricordiamoci che cosa c'era a Calcata. 32, il 31esimo prepuzio di Gesù Cristo. No, sì, Gesù Cristo, sì. Gesù Cristo, il 31esimo. Che il parroco lo teneva in una scatola da scarpe. E cazzo, il parroco... Il 31esimo prepuzio di una miriade, di una sequela di prepuzi di Dio. Cioè a 31 cazzi, Dio, Gesù Cristo. Sì, sì. E mezzo. Vabbè. L'affondamento del Maine e dell'Lusitania, pensate, cari amici, queste cose bisogna conoscere. Il Maine era il primo battello a motore corazzato. Esatto. Corazzato nel 1865. Dopo. Guerra USA Spagna. Il Maine è stato affondato 1895. A Cuba. 1895, sì, esatto. Quindi affondamento del Maine e dell'Lusitania. L'Lusitania, giustamente questi signori, per fare provocare la guerra... Il casus belli. Esatto. Aveva riempito il Lusitania di passeggeri, ma anche di armi.
per cui il sommergibile tedesco l'ha affondato, mi pare ovvio. Certamente. E questa è stata, perché sennò dice, ma che è la motivazione dell'entrata in guerra contro la Germania. Esattamente. L'attacco a sorpresa per l'Harbor, ricordiamoci che l'attacco a sorpresa per l'Harbor è stato tutto congegnato perché quei coglioni di giapponesi ci sono cascati come stronzi. Perché... No, il bello è che l'ambasciatore americano lo sapeva 15 giorni prima dell'attacco, però non hanno fatto neppure niente. Non solo, ma hanno fatto di peggio. I due comandanti della base, cioè il comandante dell'esercito e quello della marina, sono stati incriminati, poveracci, non sapevano niente. Sono stati incriminati e, finita la guerra, nel 1946, sono stati riconosciuti innocenti. Tanto sono fatti 4-5 anni di galera. No, non hanno messo in galera, li hanno emarginati, gli hanno tolto il comando, i cacciatorpedinieri invisibili nel Golfo del Tonchino, importantissimo, e i soldati iracheni che strappano i bambini kuwaitiani dalle incubatrici. C'è scritto tutto qui. E mortacci loro, guarda, ripensandoci è una cosa allucinante. Cioè, come fa la gente a credere a ste cazzate abominevoli? Ma adesso pure, in questi giorni qua, gli ucraini, che, cioè i russi che ammassano dentro gli ospedali... I bambini. Ma pure fosse, è la guerra. No, ma non, ma non sono coglioni, no, non lo fanno. Io mi auguro che invece, se prendono personaggi affini al grande ballerino, lo facciano ballare, perché è bello far vedere il ballerino. Quello ballerà di brutto, lo dice Orazio, guarda, quello ballerà presto. Vabbè, io penso che gliel'abbiano legata. Sì, sì. Per tenere testa a queste e altre bufale, il Ministero della Guerra prende il nome di Ministero della Difesa. Sì, i missili diventano operatori di pace e gli elicotteri Apache, ironia della sorte, vengono mandati a porre fine alla pulizia etnica. Le bombe incendiarie cadono su Dresda e Tokyo. 200.000 morti a Dresda. Allora, attenzione. È molto importante. La battaglia di Londra sì, la battaglia di Dresda no. Allora stai attento. A Londra saranno morti se no 30.000 persone, sì o no? Nemmeno. Con tutti i missili che gli hanno mandato. C'erano 8 linee delle metropolitane e l'hanno salvati sempre. A Foggia 30.000 morti. Foggia che c'ha 40.000, aveva 40.000 cittadini, abitanti, nel 1943, appena dopo il settembre del 1943, bombardata come prima città italiana, diciamo, ancora occupata dai nazifascisti, 30.000 morti, praticamente una città distrutta. Esattamente, non solo, ma Foggia c'è anche quel discorso di quella nave, no, non era Foggia, era Taranto. Taranto. Di quella nave. E ancora sta là, ancora sta lì, dentro al Mar Piccolo. Che la nave americana che conteneva gas asfissianti che erano stati vietati a livello internazionale, che però gli americani tenevano lì per poterli utilizzare per bombardare l'Italia del Nord. Questa nave è stata... Però ci vogliono bene gli americani. Sì, sempre, sempre. Ci vogliono molto bene. E questa nave è stata bombardata dagli aerei tedeschi provenienti dalla Jugoslavia e questa nube tossica radioattiva ha ammazzato un sacco di gente. Oh, allora, attenzione, perché se c'è qualche nostro amico che è interessato a conoscere il perché di certe cose, le persone non sanno mai che ci sono in retroscena a tutti i grandi avvenimenti. Perché hanno messo a ferro e fuoco Dresda? Non era per ragioni strategiche, perché era una città assolutamente vuota da questo punto di vista. Era piena per le strade di cittadini tedeschi dell'est che stavano sfuggendo a piedi ai russi. Ma c'era un'altra ragione, e una ragione che invito i nostri amici ad andare a leggersi nella storia delle lotte di religione interne ai paesi germanici. Certo, la riforma e la controriforma. Esattamente.
Ma all'interno della riforma a Colonia, che erano tutti cristiani credenti di Controriforma, a un certo punto, già all'epoca, attorno al 1535 mi pare, al 1530, durante le lotte interne della Germania, furono trucidate circa 200.000 persone in poco tempo. Gli uomini bruciati vivi e le donne con i bambini annegate. Certo. Io ci ho dormito nel 1953, adesso vedendolo in prospettiva mi sono reso conto che era appena finita la guerra. Io andai su fino al nord in autostop e dormii. Dove stavi? A Stettino? No, ho fatto tutta la strada, tutta l'autobahn, ho fatto tutta l'autobahn fino alla Danimarca, in autostop. E dormii a Colonia, in un bunker enorme trasformato in albergo. Adesso mi rendo conto che era a 8 anni dalla fine della guerra. Per me allora sembrava che la guerra fosse finita da sempre. Certo. E mi ricordo che ebbi delle allucinazioni perché andai a dormire lì e caddi in un torpore incredibile, da cui, siccome c'era una ragazza olandese che era interessata alle mie attenzioni, e io invece mi sono addormentato, ancora me lo ricordo, io, ancora mi si mangio le mani, capito? Vabbè, dai, andiamo. Succede, non ti preoccupare. No, anche, no, mi succede. Anche a me succede. Preferirei qualche volta che non mi fosse successo. Allora. Vabbè. Allora, quelle atomiche a Hiroshima e Nagasaki. Non a caso a Hiroshima hanno fatto l'assemblea del G7. Il Giappone voleva le scuse americane, gli americani non ci hanno proprio pensato per ma niente. Ma assolutamente. Allora, che scuse? Non quale tanto scuse? Quel gli devi dare coglione, quel coglione di Biden, ma soprattutto lo scorreggione. Lo establishment statale. Ma certo, ma non si danno. Non ha nessuna intenzione di chiedere perdono al mondo. Ma non si chiedono le scuse, no? Le scuse le chiedi solo se sei perdente. Certo. Non se sei perdente. Quando vai chiedi scusa? Ti ho menato e vuoi che pure... Buon pranzo. E vuoi pure che te... Capito? Questi ci avranno 13 anni. L'uranio impoverito sull'Iraq e sulla Jugoslavia e su Vieck in Portogallo, in Porto Rico. Le cosiddette bombe taglia margherita sull'Afghanistan e al mattino la gente del Vietnam impara a conoscere l'odore del napalm, perché un buon odore si diffonde bene. Hai capito? E quindi giustamente... Lo chiamavano l'elemento arancio. Sì, no, perché non è l'arancio. Era arancione. L'arancio non c'entra sì, niente. Perché era arancione. L'arancio e è stato... di limone. Sì. Di arancio. Attenzione. L'arancio niente. Non è stato... L'arancio, il famoso arancio fatto, prodotto dalla famosa... Bayer. Ok, Bayer. Monsanto. Ah, Monsanto, giusto. Giusto, sì. Vabbè, oggi era un diservante. Oggi è Bayer. Vabbè, comunque sì. Ci ho preso. Sappiamo anche chi ha fatto l'affare. È certo. Chi è stato che ha fatto l'affare? Non me lo ricordo più. Cazzo, lo sapevo, ma non, in questo momento non mi viene. Vabbè. Chi è che ha fatto comprare la Monsanto? Allora, L'Europa, la BCE. No, un funzionario. Queste cose bisogna averle sempre così in testa. Prodi? Ma che provi? Non lo so, non mi ricordo. Sì, chi è il funzionario della banca Rothschild che ha fatto... La Van der Linden? No. Oggi è il Presidente della... francese. Certo. Marchand, come cazzo si chiama? No. Non mi ricordo mai. Questo stronzo qui? Sì, Macron. Macron, da buon... indipendente dei Rothschild, ma soprattutto ebreo, perché i Rothschild cosa sono? Fece lui l'accordo e quindi per premiarlo, i francesi ancora credono alla democrazia, capito? E per premiarlo, sai che cominciano a rendersene conto. Infatti, e quando i francesi cominciano a rendersene conto, sono dolori per tutti, ricordatevelo sempre.
No, perché esportano le rivoluzioni, poi, sul serio. E le esportano gli americani che esportano la democrazia. Sì. I francesi esportano la rivoluzione. Esatto. Nel frattempo Kissinger vince il premio Nobel per la pace. Capito? E poi parlano degli imperatori romani. Ma quelli erano delle mammolette. Gli imperatori romani, di fronte a sta gente qui, erano delle violette. Delle violette sui tuoi capelli. Grazie per il Ku Klux Klan, per gli avvocati che incidono una tacca ogni volta che condannano un nero alla pena di morte, per le donne per bene che vanno in chiesa con le loro facce stupide, rigide, sdegnate e cattive. Questo è il commento di un noto scrittore che si chiamava Barracks. Un documento internazionale redatto nel 1948 da George Kennan, capo dell'ufficio programmazione del Dipartimento di Stato nel periodo immediatamente successivo alla guerra, illustrava la strategia globale dell'America. Possediamo circa il 50% delle ricchezze mondiali, ma solo il 6,3% della popolazione complessiva. In questa situazione è inevitabile che diveniamo oggetto di invidie e risentimenti. Il nostro vero obiettivo nel futuro prossimo è tessere una rete di relazioni che ci permettano di conservare questa situazione di disparità senza che ciò vada a detrimento della nostra sicurezza nazionale. Ma guarda te, hai capito? Avete capito? Quanto è buonista, apparentemente buonista, ma delinquente psicologico, mentale. Ma ti immagini? E allora abbiamo altre cose. Facciamo vedere dei libri, perché questi libri sono importanti e li consigliamo agli amici. Uno è questo. Uno è questo. Uno è questo. Quindi a questi che vanno in giro elemosinando carezze e pacche in cui... Che significa? 12.357? È il numero della mia... 1.357 libri! No, 12.000. Ah, scusa, 12.357 libri. È la mia biblioteca, dai. La sua biblioteca. No, osservare. Ne ho riflettere. Ne ho acquistate un'altra cinquantina da questo numero qui. Quindi ci sono delle persone che ritengono che sia onorifico andare a farsi fare una carezza nel culo dello scorregione. Allora, non è il caso, ve lo diciamo col cuore aperto, noi che il cuore, insomma, tanto aperto non ce l'abbiamo. Il cuore in mano. No, ce l'hanno aperto, no, in mano ci abbiamo altre cose. Allora, per concludere però, perché insomma, questo è Strappo Atlantico, e questo per far vedere la menzogna. Questo è veramente importante. Questo è un libro intitolato La chimica e l'autarchia economica della nazione. È un libro del 1936. Questo è del grande scrittore. Era un po' culatta, ma insomma sì. È stato un grande. Gora Vidal. Vidal, sì. Eccolo qui. Però non è un nome americano, Vidal. No, Vidal. Sì, sì. Eh? Il cognome è Gore. Questo è il suo nome da scrittore. Ah, Al Gore, è il parente con certo. Vidal. Era parente della grande famiglia dei Gore. Ah, non l'avevo capito. Quell'altro Gore lì. E lui lo denuncia qui in questo libro. Lui denuncia quell'Al Gore che avrebbe potuto diventare presidente negli Stati Uniti. Ma si fece corrompere da Bush, capito?
il quale gli ha fatto avere... Ma mi sembra di ricordare qualche cosa, uno scandalo di quel genere. Al Gore si fece... Apparve questa cosa, non è che... Come no, certo, si sapeva perfettamente. Perse le elezioni in Florida contro un fratello di Bush e in compenso prese il premio Nobel per l'ambiente. Ogni cosa c'è un prezzo, cari amici, basta mettere assieme le idee. Allora, basta vedere che molti vengono premiati col Nobel per la pace quando sono dei guerrafondai incalliti. Ma solo quelli, soprattutto quelli. Questo per dirla tutta. Guarda, se ti interessa la canapa, qui si parla della chimica e l'autarchia economica nazionale. La chimica ha insegnato a isolare le singole fibre elementari da quei vegetali che ce le presentano agglomerate sotto forma di fascetti più o meno complessi, e queste nuove fibre elementarizzate possono già competere vittoriosamente con i cotoni più pregiati dal punto di vista delle caratteristiche meccaniche. Noi produciamo 70 milioni di chili di canapa. Eravamo i secondi produttori, esatto, mondiali. Esatto. Possiamo accrescere notevolmente l'attuale produzione di lino e possiamo raccogliere quantità notevoli di ginestra, che cresce selvatica in molti nostri terreni rocciosi e collinosi. Avete capito perché la canapa fa male? È una droga. Io vorrei, perché la droga? Vorrei capire perché il tabacco sì. Sì. Il whisky sì, la grappa sì, che ne so, gli antipiretici sì, sì. Gli antidolorifici la droga sì, che viene la droga, il metadone che sì, viene venduta come il metadone sì, come su Striscia e la canapa notizia, no. Ieri sera viene venduta direttamente in certe città, direttamente dai farmacisti, oltretutto che dovrebbero essere il metadone, cassati. No, il metadone, tanto è... No, quelle draghe lì, sì. C'è un servizio, c'è uno... è molto noto di Striscia la Notizia, che va in giro a vedere qual è il giro. Adesso è interessante questo, gli spacciatori di droga, non c'è bisogno che spacciano la droga, spacciano le medicine, le droghe medicine, sintetiche, che certo. Dove riescono a ottenere non si sa come, comprese però ci sono di mezzo anche certi farmacisti. Allora, l'ultima cosa che vi voglio dire, amici, che è molto interessante, questo è un testo, Quaderni di politiche e di economia contemporanea, è un testo, dunque... No, io vorrei capire, perché il Moplen è stato la grande industria petrolifera, petrolchimica italiana, che è riuscita poi a produrre tanti prodotti, certo, tipo il Moplen, all'improvviso perde anche il copyright, esatto, il marchio di fabbrica di, esatto, del Moplen. Come mai? Come diceva, come era quello slogan? Moplen. Era Aldo Fabrizio, quello milanese, Bramieri. Ah, Bramieri o... Era Bramieri. Il Cavaliere, io sono il Cavaliere. Era che pensi, Bramieri. Ci penso io. Che faceva la pubblicità sul Moplen, era Bramieri. Allora, con questo chiudiamo. Io l'ho conosciuto, Bramieri. Io no. Abitava qui alla tomba di Nerone. L'ho visto, però devo dire, l'ho visto nella sua prima esibizione teatrale, in un teatrino di una compagnia di Walter Chiari. Lavorava spesso con Walter Chiari. Sì, beh, perché l'avevano fatto questa piccola compagnia. E c'era anche Domenico Modugno che cantava la sua prima canzone, quella dedicata allo spiaggiamento del tonno. Del tonno. E la vidi in un teatrino, che erano i primi esempi di teatro alla francese, insomma, di fronte all'ingresso del Campidoglio, non ricordo più come si chiama quel teatro, il Teatro dell'Oro. Ah, sì, sì, è su quella traversa che praticamente arriva sulla piazza del Campidoglio. Sì, esattamente. Vabbè, comunque sì. Di fronte al Palazzo Venezia. Sì, allora,
L'ultima cosa, la guerra economica in cifre. Vanno dicendo che la Germania era stata bloccata nel 1940. Bloccata anche? Qui scrivono, no, dice, la Blocco Germania era stata bloccata, invece non è stata bloccata per niente. Ma come adesso con la Russia? Sì, esatto, appunto, non a caso vi voglio far vedere questo documento, perché i documenti io ce li ho, capito? Tutte le frontiere tedesche sono libere, lunghezza totale circa 9.000 chilometri, di cui allo scoppio della guerra erano bloccati 455 chilometri, pari al 5%. Dopo l'armistizio con la Francia, il blocco di queste frontiere è pure cessato. Ecco da dove nascono le guerre. Perché la Germania ha potuto fatto l'armistizio? Perché gli avevano fatto un blocco, ma il blocco finisce subito, guarda. Prodotti importati in Germania provenienti da paesi con cui sono assicurate le comunicazioni. In percentuale dell'importazione totale, Grande Germania, dal Belgio 3,4, dall'Olanda 3,4, dalla Svizzera 2,0. Ditelo alla bellissima Schlein, soprannominata Frankenschlein. Ditelo che viene dalla Svizzera, capito? Che trafficava con la Germania nazista. Dalla Finlandia. Le frontiere fra la Germania e la Svizzera non ci sono mai state. Mai. Che c'entra? La Svizzera vendeva alla Germania, c'era mica bisogno che fossero ricostituite, bastava che la Svizzera trasportasse alla Francia, dalla Francia alla Germania. Ah, certo. Avanti. Dalla Finlandia 1,5, Svezia 4,4, Norvegia 1,7, Danimarca 2,8. Vabbè, abbiamo capito, dai, vai oltre. E no, è importante, dagli Stati Baltici, dall'Ungheria, dalla Romania, dalla Jugoslavia, Bulgaria, Grecia, Italia, l'Italia, che con tutto che era alleata, non aveva dei grandi scambi, perché vendeva in Germania il 4,7 del suo fabbisogno, che era zero. Spagna, Portogallo, Polonia, Danzica, Russia 0,9, cioè in quel momento che noi prendiamo in considerazione, c'erano dei rapporti commerciali tra la Germania e la Russia, ma come noi abbiamo fatto vedere tante altre volte, l'Italia è stata costretta a entrare in guerra, ma aveva dei grandi rapporti commerciali con la Russia. Certo, sempre avuti. Ecco, allora, all'epoca ce l'avevamo, adesso no. Non a caso i grandi ingegneri, i grandi architetti, i grandi pittori, i grandi letterati italiani hanno sempre avuto un grande successo lavorando in Russia. Esattamente. I cantanti, no? Guarda Albano ieri, no? Tanto esattamente. E esportazioni della Germania verso paesi con cui sono assicurate le comunicazioni nell'anno 1938. Ve li leggo e con questo concludiamo. Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svizzera, Finlandia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Stati Baltici, Ungheria, Romania, Jugoslavia, Bulgaria, Grecia, Italia 5,7, Spagna, Portogallo, Russia, Turchia, Iran, Afghanistan, Polonia, Danzica, totale 56,4. Questo per dirvi che in conto sono le balle che raccontano i politici e un conto è la verità, che cioè no, ma l'economia. I dati inconfutabili. L'economia. Che poi diventano anche verità. Esattamente, chiaro. Quindi a quelle cazzate che vi dicono in televisione non dovete mai credere. Salvo ovviamente le apparizioni della Madonna. Questi vi invito vivamente a recarvi in quel bellissimo paesino di Trevignano dove potrete vedere e invocare la Madonna. E con questo sia lode a Priapo, proprio noi siamo fedeli a Priapo. A Demetra! Non possiamo tradire. Solong! Ecco, non possiamo tradire Priapo. E Demetra. Gli altri vadano a pregare la Madonna. E Demetra, chi pace vuole bene. Pax et bonum. Gli do le indicazioni per andare a visitare il tempio di Demetra. Sì, diglielo. Ma vabbè, rimando le mappe. Sì, mandate la domanda in carta bollata e lui vi dirà. Col timbro del Vaticano, attenzione. Al bello. No, con una foto. Ah no, mandategli la domanda utilizzando
i francobolli della Città del Vaticano. Vedete che gli è, allora, vengono consegnati. Ricordo che tutti gli atti pubblici vanno bollati con la carta bollata o il bollo del Vaticano. O il bollo del Vaticano. Però casualmente, incredibilmente, la legge sulla cambiale sociale cambiale prevede che all'articolo 104 non ci sia nessun obbligo di bollare le cambiali, come invece se tutti hanno sempre saputo dalla vulgata, no, sempre saputo, lo dicono le banche, sì, lo dicono anche le banche e poi i tabaccai di conseguenza, che appunto dicono che c'è l'obbligo del bollo. Non è vero un cazzo. Quello che è vero invece è che non c'è nessun obbligo di bollo. So long. Semmai il bollo fatelo mettere sulle chiappe. In fronte. No, sulle chiappe. Uno va in banca, dicono: ma questa cambiale non ha il bollo. Vi tirate giù i pantaloni, mettilo qui il bollo. Basta, dai, l'abbiamo detto.